Sai, una cosa che sinceramente mi dispiace di questo gioco è che non si sono neanche impegnati a fare più di tanto, nel senso, molte delle cose che stanno succedendo in questo gioco alla fine sono tutte che girano intorno a questa zona, cioè è un peccato. Il primo è una meraviglia. Questo è realmente molto meh. Andiamo al vulcano, non è che ci rimangono molte altre opzioni. Vuoi andare alla furia vulcanica? Ok. La furia vulcanica. Moto moto. Che balla. Yeah. Guardami. Melman, aspetta, per favore. Voglio suicidarmi. Senti, mi spiace davvero per quello che ti ho detto. Stavi solo cercando di aiutarmi e te ne sono grata. Tu? Sì, esatto, sono io e... Hey, baby. Eccolo lì. Circolazione. Oh, ma guarda, Mister Parlantino. Beh, anch'io so parlare. Anzi, so parlare anche meglio di te. Sì, questo è vero. Sono sicuro. Le labbra le sai muovere, pare. Pensi di saperlo fare anche con i fianchi? Ma di che cosa stai parlando? Ti sto sfidando a una gara di ballo. E dato che sono un maestro, ti farò vedere come si fa. Pure. Oh no, ti prego. Allora, quello che devi fare è muovere il corpo a tempo di musica. No, ti prego, seguire le... Ah, ok. Pensavo dovessi riprodurre le sue animazioni. Muovi le vette sinistra e destra per posizionare i ricevitori. Cosa? Quindi devo... Quando fa così? Osserva le mosse che compaiono. Fai così? Tu fai così. Muovi... E poi... Se non sei nella posizione giusta, sbagliando una mossa interromperai la combo. Così? Perdi il ritmo. Non ho capito. Con troppi errori moto moto ti farà scendere di livello. E fai una figuraccia. Hai solo? Capito? Io credo che più che figuraccia facciamo una brutta fine. Ora possiamo iniziare a ballare sul serio. Oh, ma ci serve un giudice. Ok. Vuoi fare il giudice? Ok, abbiamo trovato il giudice. Ok, a caso. Dentro. A caso c'era un coccodrillo in un vulcano che fa... Ok, in sostanza devo... In sostanza devo solo prendere i pallini. Niente più, niente meno. Beh, dai, non è difficile. Ma dai, ma... Ma perché va a cazzo su il cursore? Dai, ma guardalo che si resetta da solo. Guardami, Gloria, non immaginavi che sapessi fare questo. Ma sembra una musica uscita direttamente da SpongeBob. Beh, no, dai, forse da SpongeBob no adesso. Più che altro era per l'oculare 2 secondi fa. Devo continuare a tenere mega premuto perché, ecco, guarda. Guarda che si resetta. Neanche la frase ho finito di dire. Guardami, moto, che mi sto soltanto scaldando. Beh, suka suka nanna. Zoka zoka mamma, va bene, dai. Io spero solo che questa musica non abbia il copyright, guarda, a questo punto. È la mia ultima, la mia unica preoccupazione. Ma dai... Guarda, ma perché? Guarda che si resetta da solo. E zucca zucca mamma. Non sto facendo un cazzo, sta facendo tutto il gioco da solo. Guarda un po'. Dai, le combo difficili. Ricordiamo che questo è un gioco per bimbi. Un bambino questa roba qua non ce la farebbe mai a farla. Zero totale. E c'è lui. Bravissimo, Melman. Aspetta, sei così un ballerino.
vicino? Oh. Già, mi è bastato immaginare di avere un brutto singhiozzo. Non agitarti troppo, acciuga. Era solo il primo round. Oh no, ora ti prego. Se sei davvero bravo. Un secondo round, no, io speravo fosse già finito. Ta 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 ra ta 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 ra 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 ra. Questo episodio mi verrà demonetizzato, lo so. Vedrai che mi tolgono la monetizzazione da questo episodio. Vedrai che non ci guadagnerò niente perché tolgono i soldi da queste canzoni che non sono neanche canzoni che io conosco. Ma non bisogna parlare di queste cose perché sennò il gioco mi deconcentra. Io continuo a dire che un bambino queste cose non le riuscirebbe a fare mai. Ma chi l'ha progettato questo gioco? Io credo proprio che un bambino avrebbe abbandonato tutto e avrebbe comprato FIFA numero 2007 per invece questo gioco. Ma poi perché prendi posizione moto moto? Che alla fine ho fatto più combo io, quando invece sbaglio nel momento in cui sembra che tu devi prendere i punti. Ta 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 ta, moto moto come balli, guarda me man come sculetta quel clip. Guarda come si muove una giraffa che ha tante malattie che non dovrebbe neanche avere. E tu sei un ippopotamo con un grosso sedere. Ha vinto lui, mi dispiace Motomoto, vaffanculo. Ha vinto lui. Cazzo. Secondo round completato. Terzo round. Sottovalutato. Se un giorno vorrai la rivincita, sai dove trovarmi. Hai perso tu, coglione. Non posso crederci, Melman. Dove tenevi nascosta questa grande verità? Non lo so, ma ora che è uscita, non so se riuscirò a fermarla. Non lo devi fare. Non devi cambiare niente di quello che sei. Perché mi piace tutto di te, Melman. Oh. Io sono innamorata di te. Ma dai! Quello. Sì, beh, anch'io ti amo. La storia d'amore tra una giraffa e un ippopotamo. Una volta che te lo dico mentre sei sveglio. Ma dai, ma queste scene così. Ma vabbè, scene d'amore, un coccodrillo che crepa. Guardare insieme il tramonto. Guarda, sono senza parole.